L'amministrazione comunale di Pescara, la provincia e i comuni di Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafa, Moscufo, Nocciano, Picciano, Civitaquana, Sant'Eufemia a Maiella celebrano insieme il Giorno del Ricordo per onorare congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico e quelli costretti all'esilio come istriani, giuliani e dalmati durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria. Purtroppo si sente ancora di qualche soggetto che vuole negare e ritrattare, questo sicuramente non è un qualcosa di positivo. Quello che invece bisogna fare durante queste giornate è ricordare, essere più uniti che mai, appunto affinché queste giornate siano da monito perché certe situazioni, certi episodi non accadano più. Sensibilizzare le nuove generazioni. Assolutamente sì, oggi questa manifestazione vuole intanto essere un segnale importante. Purtroppo il Covid ha dovuto interrompere un percorso che si era iniziato negli anni anche all'interno delle scuole, ma appena insomma, la situazione sarà di nuovo normale, faremo in modo tutti i comuni e anche la provincia di veicolare il messaggio appunto di pace e contrario a questi che sono appunto accadimenti che non dovranno mai più ripetere.